Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi vorrei proporvi un piatto che durante le festività al sud è gettonatissimo: i cannelloni fatti in casa, ma soprattutto i cannelloni di mia suocera, perché la ricetta che vi voglio proporre oggi è quella che lei abitualmente fa e che io ho rubato con gli occhi. Ne esistono tante diversioni, io vi presenterò la mia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 300 g di impasto già pronto, ottenuto da metà farina di grano duro, metà farina di grano 00, 3 uova ed è qui pronto per essere utilizzato. Ci serviranno invece per il nostro ripieno 600 g di macinato misto, ho scelto metà maiale, metà vitellone, ci servirà un uovo, del formaggio grattugiato, 300 g circa di mozzarella, uno scalogno, del prezzemolo a piacere, un pizzico di noce moscata, 100 g di mortadella, 100 g di prosciutto cotto, olio, sale, pepe naturalmente. A condire i nostri cannelloni utilizzeremo del ragù. Vi lascio nel box dei commenti il link alla ricetta del ragù che abbiamo girato qualche anno fa. Se vorrete utilizzare anche voi il ragù al posto di un sugo semplice, questo ragù vi assicuro è un ragù buonissimo. La padella mi aspetta sul fuoco e quindi mettiamoci subito a cucinare. In questa padella ho aggiunto un cucchiaio o due di olio extravergine d'oliva e a alta temperatura andiamo ad aggiungere lo scalogno, lasciamolo dorare qualche secondo prima di aggiungere la carne bella. Aggiungiamo la carne e rompiamola in pezzettini più piccoli. Aggiungiamo un pizzico di sale, non tantissimo. Ci regoliamo dopo, quando frulleremo tutta la carne, e una manciata di pepe macinato. Io uso pepe nero, potete usare anche pepe bianco, va bene lo stesso. Lasciamo finire di cuocere e poi, una volta pronta, la carne la trasferiamo in una ciotola. La lasceremo intiepidire un attimino. Occupiamoci della sfoglia adesso. Portiamo a bollore dell'acqua in una pentola bella grande e bella capiente, perché andremo a stendere la nostra sfoglia e l'andremo a scottare qualche secondo. L'acqua sta per venire a bollire, io nel frattempo inizio a stendere la sfoglia. Qua accanto a me invece ho, come vedete, la carne che abbiamo scottato in padella che si sta intiepidendo. Se si dovesse attaccare leggermente, come sta capitando a me, non vi preoccupate, passatelo con un po' di farina di grano duro. Andiamo avanti a lavorarla, ci vediamo fra qualche secondo. La nostra sfoglia è stata stesa, sta riposando un attimino. Occupiamoci adesso del ripieno, che dobbiamo andare a frullare insieme a tutti gli altri ingredienti che erano nella lista prima. La nostra carne si è intiepidita, andiamola ad aggiungere al robot. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato, un uovo, il prezzemolo, la noce moscata e il prosciutto cotto e la mortadella, che io spezzetto grossolanamente con le mani, tanto poi andrà frullato tutto quanto insieme. Se il composto dovesse risultarvi troppo secco, aggiungete pure un altro uovo. L'uovo che sto usando io è un uovo medio. Montiamo tutto. Chiudiamo con il coperchio. La macchina si è accesa, andiamo a frullare tutto quanto. Il nostro impasto per i cannelloni è stato triturato, come avete visto. L'ho riposizionato in una ciotola, pronto per assemblare poi i nostri cannelloni.
Ora l'acqua sta bollendo, non ci resta che scottare la sfoglia, assemblare tutto insieme e infornare. L'acqua sta bollendo, non la salo in questo caso perché ho aggiunto del sale quando ho impastato la pasta. Andiamo a scottare la nostra sfoglia per qualche secondo. Teniamo dell'acqua con del ghiaccio vicino a noi e poi la trasferiremo direttamente dentro l'acqua per interrompere la cottura. Togliamola. Passiamo dentro l'acqua fredda. Io mi sono preparata uno strofinaccio, come potete vedere sul tagliere dove avevamo disposto le nostre sfoglie, e andiamo a appoggiare. Stendiamola bene e la lasciamo asciugare leggermente. Nel frattempo andiamo a scottare anche tutte le altre. Mi sto portando già avanti, come vedete, dal bordo proprio iniziale. Iniziate a stendere un salsicciotto come questo che vedete lungo tutta la sfoglia. Anche se non è regolarissimo, va bene comunque, non vi preoccupate. Ora fate un solco centrale aiutandovi proprio con la mozzarella, premete leggermente. La disponete sopra, premete leggermente. Non vi preoccupate se il ripieno esce dai bordi, rifiniamo dopo. E ora piano piano andate a rotolare. Cercate di tenere il ripieno dentro con le mani, arrotolate piano piano su se stessa e premete bene. Ora ho disposto in una teglia il ragù, come vi dicevo, che utilizzeremo un ragù oggi. Andiamo a tagliare i nostri cannelloni. Qua ce ne verranno tre. Date un colpo secco e li disponiamo nella teglia. Io uso fare questo salsicciotto lungo, come vedete, perché il ripieno si distribuisce uniformemente su tutti i lati del vostro cannellone. Ora le andiamo a disporre in teglia con la piega rivolta verso il basso. Io continuo a fare tutti i cannelloni e nel frattempo riscaldate pure il forno a 180 gradi. Finiamo di condire i nostri cannelloni con ancora un po' di ragù. Cercate di andare a coprirli tutti. Abbondante formaggio grattugiato. Se siete amanti della besciamella, potevate prima del ragù mettere uno strato di besciamella, il ragù e il formaggio grattugiato. A noi non piace tantissimo, quindi metterò del latte. Facciamoli cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi. Nel frattempo apparecchiamo la tavola, che io ho già una fame. I nostri cannelloni hanno cotto a 180 gradi per 40 minuti. Ora li lasciamo intiepidire una decina di minuti prima di gustarli, perché appena tirati fuori bollivano letteralmente. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Vi auguro tantissime buone feste, un buon proseguo di feste e ci vediamo la prossima volta. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.